Benvenuta in questo nuovo video, caro diario. Io l'ho chiamata così questa piccola rubrica del cuore perché non sapevo veramente che nome dare, però ho pensato a caro diario, ti scrivo perché comunque mi avete scritto tante storie vostre personali che ho tanto piacere di leggere e ovviamente in maniera anonima, quindi non dirò né chi le ha scritte. Insomma, non dirò nulla. Chiedo già di perdonarmi se ho dimenticato qualcuno, perché ho avuto un po' un problema nella direct, nel senso che mi sono saliti dei messaggi vecchi, cioè i messaggi vecchi sono andati in fondo, quindi ho provato a cercarli tutti, non ci ho pensato a fare gli screenshot subito appena me li avete mandati. Quindi, ragazze, se per caso qualcuna di voi non sente, che leggo la sua storia, vi prego di scrivermela in maniera che la prossima settimana, se questo video comunque piace, io potrò leggerla la prossima volta, insomma. Quindi non demoralizzatevi perché leggerò ovviamente anche la vostra. Preferisco concentrarne comunque poche per argomentarle un po' di più, perché sennò viene un video troppo troppo lungo. Allora, ciao, io vorrei raccontarti la mia storia perché veramente non so con chi sfogarmi. Sono mamma da 10 mesi di una bellissima bambina, tra l'altro più o meno l'età di Alessandra. Non ho nessuno che mi aiuta, mia madre non c'è più, mia suocera non mi calcola più da quando è nata la bambina e non chiama neanche per sapere come sta, chiama solo il figlio. Ma a me di questa cosa non interessa, perché se a lei va bene così anche a me. E il problema è il mio compagno che vede le cose, vede come si comporta con la bambina. Ogni volta che glielo faccio notare mi dice che è fatta così, non è affettiva, e io gli rispondo: non è vero che non è affettiva, perché dagli altri due nipoti va tutti i giorni. E non riesco a capire perché con mia figlia non fa così, dopotutto è sua nipote anche lei. Ti faccio solo un esempio. Un esempio, mi fa appunto un esempio per farmi capire la situazione. Fa sempre regali ai due nipoti, ma a mia figlia mai. Oggi è nata un'altra nipotina e lei ha detto che adesso ne ha 3 di nipoti, ma contando mia figlia ne dovrebbe avere 4. E il mio compagno me lo ha detto a me, che ha detto questa frase, ma a lei no, anche lui ogni tanto mi delude, riferendosi appunto al marito. Tipo stamattina ha lasciato a casa me e sua figlia, è andato da sua madre, ha preso i suoi nipoti e li ha portati a vedere la nuova arrivata. E io tutto il giorno che gli parlo ho detto solo una parola e lui in tutta risposta mi ha detto che io non sono a posto, che gli faccio dei ragionamenti sbagliati e appunto lei mi dice: vorrei andare via, ma non ho nessuno, non so dove andare, sono stanca, non è la prima volta che lo fa. Ci lascia sempre a casa per portare in giro i suoi nipoti e sua madre. Io sono stanca, vorrei dei consigli. E mi chiede appunto di poter leggere questa storia in privato e che avrebbe piacere di avere un mio consiglio. Allora, carissima X, non farò il tuo nome giustamente per privacy. Allora, tesoro, quello che in base alla mia esperienza, no? Mi viene da consigliarti riguardo tuo marito, che comunque non conosco, però da questo racconto sembra quasi che lui abbia paura di perdere la madre. Probabilmente è abbastanza comprensibile se ci pensi come discorso, perché comunque per una figlia o per un figlio è importante comunque, no? Sapendo oltretutto di avere una figlia, nel suo caso magari ha paura di perderla proprio del tutto, cioè che non faccia neanche quel pochino che fa per voi, no? E quindi magari cerca un po', sbagliando, magari di assecondarla. Questo secondo me non vuol dire che lui in privato, magari non davanti a te, non le abbia comunque parlato, non le abbia magari fatto capire che sta sbagliando alcune cose nei tuoi o nei vostri confronti. Quello che ti posso dire, nel senso, concentrati principalmente sulla tua serenità, nel senso che ci sarà sempre qualcuno a cui non piacciamo, qualcuno che si attacca a tutto quello che farai, qualcuno che ti critica, qualcuno che ti giudica, però arrivata a una certa, quello che io penso è che bisogna pensare al proprio benessere, cioè
cioè ragazze, non si può stare tutta la vita a cercare di cambiare gli altri, cercare di convincerli di quello che siamo. Cioè, tu sai chi sei, sai che tu e tua figlia valete? Perfetto, tu, tua figlia e tuo marito valete molto. Se tua suocera non lo vuole vedere, non lo vuole capire, preferisce dare importanza agli altri nipoti, purtroppo a malincuore quello che ti posso dire è che l'unica cosa che ti renderà davvero felice è imparare ad accettarlo. Non puoi distruggerti per andare da tua suocera a cercare di convincerla di come si sta comportando, perché magari lei lo negherebbe anche per impressionare il figlio, o ancora di più farebbe passare te per pazza, un po' quello che sta succedendo con tuo marito. Quindi quello che ti posso dire è di lasciar correre, di goderti la cosa più bella che hai, che è tua figlia, e vedrai che così facendo e distaccandoti magari un pochino dalla situazione, magari tuo marito si riavvicina anche a te. Quindi lascia stare, goditi al 100% quel pochino che tua suocera fa, e insomma io mi sento di darti questo consiglio. A me è capitato di fossilizzarmi su una situazione, non questa, però di fossilizzarmi su una situazione, e non si ottiene niente facendo così. Bisogna proprio diventare un po' egoisti e dire ok, penso al mio benessere, cioè gli altri facessero e pensassero quello che vogliono. Io so che non è così, io so quanto valgo, io so che persona sono, il resto non conta. Quindi questa è la mia. Iniziamo con la seconda storia. Allora, ciao Roberta, mi presento, mi chiamo, non dico il nome, e vivo in provincia di, non vi dico, ho 28 anni e sono mamma di due bambini. Ho deciso di raccontare la mia storia, anche se so che è un po' delicata, ma forse potrebbe essere di incoraggiamento per qualche donna che magari vive problemi simili, e perché ti reputo sensibile ed intelligente. Ti ringrazio moltissimo. Inoltre questa storia la conosce solo mia madre e il mio attuale compagno, perché io purtroppo dopo ciò mi sono chiusa in me stessa e non sono riuscita mai a sfogarmi con nessuno, e questa è la prima volta che lo faccio, quindi ti ringrazio per la fiducia. Tutto inizia nel 2006, quando incontro il padre di mio figlio, me ne innamoro, rimango incinta e decidiamo di andare a vivere insieme e tenere il bambino nonostante io avessi solo 17 anni, quindi complimenti. Tutto sembra andare benone, ma dopo un annetto lui inizia ad assumere atteggiamenti un po' violenti e questi dopo poco sfociano in vere e proprie liti, con tanto di lesioni fisiche a mio carico. Purtroppo sono sempre stata in silenzio e ho portato avanti il mio dovere di madre e di compagna subendo in silenzio. Aspettate che ho perso il segno. Nel 2014 però in me nasce la voglia di dire basta e decido di lasciarlo, anche perché nostro figlio ormai aveva 5 anni e io potevo iniziare a lavorare per prendermi cura di lui. E così ho fatto, ho preso coraggio, ho affittato un appartamento e me ne sono andata. Il mio ex sembrava avesse preso in modo ragionevole la mia scelta, ma poco dopo è iniziato l'inferno. Sono stata pedinata, minacciata e malmenata affinché io tornassi indietro. Ma ho stretto i denti e nonostante tutto ho continuato per la mia strada, lavorando sodo per sostenere me e mio figlio. Avevo perso la voglia di sorridere, la voglia di tirare quel sospiro di sollievo che tanto mi avrebbe giovato. Non potevo uscire per una passeggiata, non potevo essere padrona della mia vita, ero sola. Figurati dalla famiglia del mio ex, sono stata giudicata lesbica. Se lo fossi stata non avrei avuto nessun problema, dice tra parentesi, solo perché non avevamo avuto la soddisfazione di trovarmi con una, non avevano avuto, scusate, la soddisfazione di trovarmi con un altro uomo, perché non si rassegnavano al fatto che avevo lasciato il mio ex perché non volevo più vivere così. Ho perso di nuovo il filo. Quindi ti lascio immaginare, in un piccolo paese del sud Italia, tutto questo cosa mi abbia causato. Dopo l'ennesima colluttazione, stanca e stremata, ho deciso finalmente di denunciare tutto. Dopo un po' ho conosciuto il mio attuale compagno, dal quale ho avuto un meraviglioso bambino. Oh, che bello! Lui mi ama senza pregiudizi, è stata la mia salvezza e ha fatto tanto per me e per il mio primo figlio. Adesso mi collego ai complimenti che ho fatto a Ricky, perché questi sono uomini d'oro che davvero sanno cosa significa amore. Adesso sono abbastanza felice, ho i miei figli accanto e l'uomo che amo, ma credimi, la paura per me è sempre dietro l'angolo. Non sarò mai felice e spensierata del tutto, però delle volte mi asciugo le lacrime, guardo la mia famiglia e mi dico che devo andare avanti. Nonostante tutto io combatto ancora per tantissimi problemi di materia legale e giudiziaria che in passato mi ha causato il mio ex quando stavamo insieme.
La mia lotta purtroppo non so quando sarà finalmente conclusa. Ho trovato in YouTube uno svago e quando guardo i tuoi video mi isolo, non penso più alle brutte cose. Scusami se sono stata troppo lunga, ma o si racconta per bene o niente. Aspetto una tua risposta, nel frattempo ti abbraccio e ti bacio. E si firma appunto. Allora, intanto tu sai chi sei, quindi grazie, veramente. Grazie perché intanto mi hai dato tanta soddisfazione, mi fa tanto piacere di cuore sapere di averti tirato su in momenti veramente difficili. Anche per me, diciamo che la tua storia è molto dura, hai vissuto dei momenti sinceramente molto drastici, molto difficili, quindi tanto di cappello, sei una donna forte con, mi verrebbe dire, i contro... ma non voglio essere volgare, e quindi complimenti, sei un esempio per tutte le donne. Se ci sono altre donne in ascolto che appunto subiscono violenze, sono maltrattate sia psicologicamente che fisicamente, prendete esempio da questa ragazza, da questa donna che comunque si è rialzata, si è fatta forza. Io ti posso dire che in passato ho dovuto essere forte anche io, non per questi motivi, però ho dovuto essere comunque forte. Se mi segui da tempo sai che sono comunque separata, quindi anch'io ho dovuto chiudere un capitolo con un figlio che aveva all'epoca quasi 2 anni, quindi per me è stata dura. È stata tosta rialzarmi, tirare fuori il coraggio di voltare pagina. Avevo una paura pazzesca, una paura di fallire, di sbagliare, mi sentivo sola come genitore, insomma è stato difficile. Ma ad oggi posso dire di essere fiera di me perché sono sempre stata forte. Non per nulla mi piacerebbe fare poi un tatuaggio dedicato a questo capitolo, e non solo, perché ho passato anche un brutto momento quando, dopo la nascita di Alessandra, non ovviamente così brutto, però comunque molto brutto, delicatissimo, fin troppo, e mi piacerebbe tatuarmi qui resilienza, che vorrebbe dire appunto da un senso di combattimento, di non mollare di fronte ai problemi. Quindi, aperta parentesi, questa è giusto una chicca che vi dico, però mi piacerebbe molto farlo e posso dire di capirti per certi versi. Ho passato dei momenti difficili anch'io, ho fatto delle scelte molto sbagliate e, sei stata davvero una donna coraggiosa e devi andare avanti. Lo so che non hai mai quella tranquillità profonda, però devi pensare al tuo nuovo compagno, all'amore che lui ha per te, ai tuoi bambini. Devi essere realmente fiera di te stessa, perché sei una super mamma e una super donna, quindi qui non ci sono consigli da dare ma solo complimenti da farti, veramente, quindi davvero è tutta la mia stima. Ragazza mi vuole raccontare in maniera un po' più semplice un racconto di quando ha conosciuto la sua attuale migliore amica, e mi scrive: ti racconto di quando ho conosciuto quella che poi è diventata la mia migliore amica, si chiama, non dico il nome, e ci siamo conosciute il primo anno di scuola superiore, ed è una ragazza talmente bella e buona di cuore che mia madre la scambiò per un insegnante, mi dice ridendo. Di lei mi ha colpito il suo carattere semplice, molto coccolona, mi ha sostenuto tanto, insomma siamo sorelle di cuore. Addirittura ricordo che una volta mi disse: tutti i compleanni me li posso perdere tranne il tuo. Per fartela breve, abbiamo finito la scuola, lei nel frattempo si è sposata, ha partorito e siamo più unite che mai. Guarda, mi ha fatto tanto piacere questo tuo racconto perché è molto semplice, racconta di una vera amicizia, cosa che ho avuto l'onore di provare anch'io. Io posso dire di avere pochissime amiche, come vi ho sempre detto, le conto veramente sulle dita di una mano, ma tutte quelle che ho sono tutte in un certo qual modo migliori amiche, chi un po' di più perché la conosco, tipo Silvia, che la conosco comunque ragazze da 9 anni, quindi ovviamente c'è una confidenza, una complicità, cioè ci siamo viste praticamente, non dico nude ma quasi, ma perché siamo andate in vacanza insieme, abbiamo fatto un weekend insieme, magari l'imbarazzo di dire sono in bagno e l'amica dall'altra parte della stanza che sente magari tutti i vari rumorini, no? Sapete queste banalità, queste sciocchezze che per
però con la propria migliore amica, quella più forte, più stretta, non ci si fa questo problema. A cui lì si può dire tutto, ma veramente tutto, da quante volte vado in bagno a magari farle l'audio con il sottofondo di me che faccio la pipì, o veramente la migliore amica, quella proprio viscerale, quella proprio come fosse una sorella, ma proprio sorella, 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 e che è appunto Silvia, che conosco da 9 anni e quindi è l'amica più di lunga data che ho. E con cui tra l'altro ho litigato una sola volta quando ci eravamo conosciute dopo pochi mesi, e poi da lì è scoppiato l'amore veramente. Ci siamo perse per un breve periodo, però ci siamo ritrovate ed è come se non ci fossimo mai lasciate. Non so se conoscete un po' la sensazione, no? Cioè ti risenti, boh, tutto a posto come prima. Ma non ci siamo allontanate per litigio, ma semplicemente è capitato. Ci siamo perse per un breve periodo, però siamo di nuovo molto 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 legate. E chi mi segue l'ha vista nei video, comunque vi posso lasciare un link qui sopra nell'info box, così appunto andate a vedere chi è Silvia. Poi c'è Marta, che conosco appunto da 5 anni circa, anche lei un legame molto forte. Anche qui alti e bassi, magari c'è il momento che ci si sente di meno, c'è il momento che ci si sente di più. Ecco, con Silvia questo non mi capita, perché per esempio con lei ci si sente proprio tutti i giorni. E invece con Marta magari può succedere, diciamo, il momento in cui ci si sente un pochettino di meno, magari si fanno meno discorsi, più e il meno, insomma ci si vede ogni tanto per la colazione, però è un legame comunque che ritengo molto molto forte. Poi c'è anche Ramona, con cui mi trovo molto molto bene, stiamo diventando sempre più legate anche con lei, posso dire che anche lei è una migliore amica. Stiamo creando, ecco, con Ramona in realtà ci conosciamo da un paio d'anni, poco più di 2 anni, e solo da qualche mese ci stiamo proprio riavvicinando, da sentirci spesso, quasi tutti i giorni praticamente, quindi anche con lei sta nascendo una bellissima amicizia, quindi sono felicissima. E anche lì l'avete vista in qualche vlog sicuramente. Comunque niente, questo per dirvi che sentire questo racconto mi ha fatto pensare un po' alle mie amicizie. Come vedete sono 3-4 amiche, ho anche Alessia che è un'ottima amica, però ultimamente non riusciamo molto a vederci, quindi insomma Katia, anche Katia sto conoscendo per esempio, magari non siamo proprio migliori amiche, ma ci sentiamo moltissimo. Conosciuta anche lei su YouTube, mi segue dal 2013, quindi è comunque carino, no? Se ci pensate, avere come amica una ragazza che comunque mi seguiva, non per togliere nulla a tutte le altre ragazze, ovviamente non può nascere con tutte una certa amicizia, ma con lei ci siamo sentite per altre ragioni, perché lei comunque è grafica e appunto abbiamo per un certo periodo lavorato per quell'azienda di prodotti alimentari insieme, quindi comunque ci siamo un po' conosciute così, e poi una cosa tira l'altra, si è diventate un po' amiche, quindi insomma ti posso capire, è bellissimo avere un'amica così, come una sorella, e anch'io non potrei farne a meno, quindi insomma ti capisco. Ultima storia, appunto, di questa ragazza che mi scrive: ciao Roby, ti racconto la mia storia, sono fidanzata da 6 anni, quasi 7, con un ragazzo magnifico e con lui abbiamo 2 angioletti. Era incinta 5 anni fa e si chiama Diletta. L'ho persa perché avevo una gravidanza extrauterina e poi nel 2017 ho perso mia nonna materna. Lei per me era e soprattutto era la mia seconda mamma. A lei devo tutto, poi nemmeno il tempo. Rimango incinta e a 6 settimane, quasi 7, ho perso il mio Andrea perché ho avuto un aborto spontaneo. Non si può capire il dolore che stiamo provando ogni giorno io e il mio fidanzato. Ad ora non sto cercando una gravidanza, anche se mi piacerebbe, ma da me il lavoro non c'è e viviamo dai miei. Allora, X, perché non dirò il tuo nome, ti ringrazio per avermi raccontato questa tua storia, mi dispiace veramente tantissimo per queste tue 2 perdite, 3 con la nonna. Purtroppo nella vita si passano dei momenti veramente atroci, difficili, che uno davvero non ci si capacita, no? Che uno dice: mamma mia, cioè veramente uno nasce, soffre, muore, no? A volte ci si deprime pensando a questa cosa,
però bisogna vederla sempre in positivo, devi sempre cercare di pensare alle cose belle che hai e pensare che non sarà così per sempre. A me è anche capitato di avere dei momenti in cui era talmente tutto difficile, tutto complicato, che dicevo, cavoli, porca miseria, cioè mi deprimevo e dicevo no, io non ce la faccio, non ce la faccio, non ce la posso fare. E poi magari le mie amiche, no, mi davano coraggio, mi dicevano Roby, non sarà sempre così, è un momento, passerà, tu sii forte, vai avanti piano piano ogni giorno e vedrai che poi passa. E così è stato. Così è stato, uno pensa tutto nero, però poi la bella notizia arriva, quindi tu devi essere forte, devi andare avanti. Ovviamente capisco anche la situazione economica, credimi, ti posso capire bene, ho passato dei momenti difficili anche io, anche il mio compagno Riccardo, quindi ora ovviamente se sei dai tuoi genitori ti conviene aspettare, almeno questo è il mio consiglio, aspetta prima di riprovarci, aspetta di avere una tua piccola indipendenza e poi appunto puoi riprovarci appena ti senti tranquilla, perché a volte è anche un discorso psicologico, no? Se uno è un po' più sereno anche con la mente, con i pensieri, arriva. Può succedere così, dal nulla, dall'oggi al domani. Poi ovviamente previe cure, previe integratori per dare una mano, visite ginecologiche che sicuramente tu avrai già fatto, però tutto fa, no? Quindi serena di testa, tranquilla, che sei a casa tua, nel tuo spazio, che puoi dare appunto uno spazio anche ai tuoi bimbi. Se puoi, ti conviene aspettare. Questo è il mio consiglio. Comunque ti ringrazio tantissimo per questo tuo racconto molto molto delicato. Si è svegliata Bubi, però per fortuna era l'ultima storia. Se ho dimenticato qualche storia, vi prego scrivetemi in direct su Instagram, vi lascio il mio nome qui sotto. Se tante di voi erano titubanti, non sapevano se scrivermela o meno, e questo video vi ha incoraggiate in qualche modo, mi raccomando scrivetemi in direct, perché se questo video vi piace, quindi spolliciate per farmi capire se vi è piaciuto, se vi piace, se volete che continuo a farli, perché altrimenti non li continuerò a fare. Quindi se vi è piaciuto e lo volete ancora, like per farmi capire, e appunto scrivetemi altre nuove storie in direct, perché grazie a quelle che potrò realizzare questa tipologia di video. Io spero di avervi tenuto un po' di compagnia, di avervi dato un po' di supporto. Se avete consigli per questa rubrica, se avete dei consigli, qualsiasi cosa che potrei far meglio, scrivetemi sempre giù nei commenti. Vi mando un bacione e al prossimo video. Ciao!